Presidente Iachini, intanto partiamo dalla serata, una bella serata che ripercorre la storia gloriosa della Teramo Calcio che compie 108 anni di storia. Sono tanti, non ero nato all'epoca. Sì, no, una bella serata, ha fatto piacere di essere intervenuto, si sono viste tante, tante glorie del passato di questa squadra. E comunque è un segno che è una città che tiene molto alla sua squadra. E dovrebbe essere sentito anche da, non solo dai, solo dai, dai tifosi, ma anche dalle istituzioni e da tutta la comunità diciamo imprenditoriale, cioè quelli che devono fare qualcosa per la città, tutti devono dare. Questo è un suo messaggio affinché qualcuno si avvicini, perché più volte ha detto che il Teramo va avanti, però bisogna avere un aiuto. Bisogna rendersi conto di quello che vogliamo. Perché noi possiamo anche essere una sola persona al comando, ma naturalmente poi ci dobbiamo aspettare la categoria che questo può offrire, quindi non è che si può pensare che una sola persona al comando possa avere la forza se non c'è l'aiuto di tutti, perché grandi piazze possono stare in gironi più importanti, in categorie più importanti, perché comunque hanno degli indotti che gli permettono di sostenere queste cose. Quindi ogni, diciamo che quello che io dico non è un messaggio negativo, ma quando una città merita la propria categoria, perché al solito non può essere sempre qualcuno. Però adesso questa sera non dobbiamo parlare di soldi, dobbiamo parlare di questa bella opportunità che il Teramo anche quest'anno, dopo i due anni più difficili del calcio, si è iscritta al campionato. È sicuramente una squadra competitiva che la temono già in tanti. Abbiamo visto che blasoni più importanti di Teramo hanno avuto una sfortuna a non essere iscritti, e quindi vediamo come andrà. Ma per quanto riguarda l'allenatore e il direttore sportivo? Ancora non c'è nulla. Quando dovranno aspettare ancora i tifosi? Ma il problema non è che devono aspettare loro, il problema è che aspetto io, perché insomma non è facile fare una scelta così su un campionato così difficile, perché è un campionato che dovrà vedere una competizione ancora più particolare, perché non c'è solo l'ambizione di arrivare al primo posto, c'è l'ambizione di arrivare in una determinata posizione per poter centrare, se sarà confermato al prossimo Consiglio federale, la riforma del campionato, quindi è veramente un campionato importante. Prima di lasciarla, un profilo giovane stile Paci che si avvicina la prima volta al campionato di Serie C, o un profilo più esperto? No, stile Paci assolutamente.